Ciao a tutti, vi do un caloroso benvenuto nel mio canale YouTube. Oggi andremo a realizzare un cappello da donna fashion, richiestissimo da voi sul mio gruppo Facebook Knitted Passions. Io ho postato una foto presa da internet e voi avete chiesto il tutorial. Eccomi qui che lo andremo a realizzare insieme. Per questo progetto ho scelto il filato Carezza dell'azienda Princess Creation and Made. Per chi volesse altre informazioni per quanto riguarda il filato, vi lascio nell'info box sotto il video, vi lascio tutte le coordinate per poter contattare Roberta Antonini della Princess Creation Made e vedere altre colorazioni di questo bellissimo filato. Quindi, detto ciò, possiamo iniziare il nostro progetto. Il progetto lo realizzerò con i ferri del 6. Ci servono i marcapunti, forbici e metro. Non ci occorre nient'altro, quindi possiamo iniziare il nostro progetto. Per iniziare il nostro progetto ho avviato esattamente 30 maglie. Vi faccio vedere il calcolo che ho stabilito. Allora, in pratica il nostro lavoro dovrà misurare 12 cm allargato, ok? Quindi dovete allargare il più possibile le vostre maglie, deve misurare 12 cm per poterlo fare. E sono in 12 cm mi esce 30 maglie. 30 maglie vuol dire che io ho tolto 4 dei lati per poter fare la parte della maglia legaccio, quindi da un lato e dall'altro sono 4 maglie di maglia legaccio, quindi 30 meno 4 e poi ho tolto anche altre 2 centrali per poter fare la divisione tra una treccia e l'altra, quindi meno 2 e mi fa 24. Considerate che da queste 24 maglie devo togliere anche altre 4 maglie per la parte dell'altra parte, quindi sono in totale 20. Quindi abbiamo 20 maglie diviso 2, perché abbiamo 2 trecce, sono 10. Quindi faccio 10 maglie, 4, 10, 2, 10 e 4. Ok? Quindi questa è la nostra divisione per quanto riguarda la prima fascia. Quindi inizio il mio lavoro impostando subito la lavorazione. Innanzitutto faccio direttamente una maglia, la passo senza lavorare, vado a lavorare tutte le maglie a disposizione, tutte quante a legaccio, quindi per 2 giri facciamo soltanto il legaccio e poi continuiamo con la vera e propria lavorazione. Una volta che abbiamo realizzato la parte del legaccio, 2 giri, quindi 2 giri a dritto, noi andiamo a continuare la lavorazione con, intanto preparatevi i marcapunti, la prima la passo senza lavorare, poi vado a lavorare 4 maglie, cioè 3 perché una di vivagno, 3 maglie legaccio, quindi sempre a dritto, 1, 2 e 3, metto il marcapunto per individuarlo, poi vado a fare esattamente 10 maglie dritte, quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Marca punto, 2 maglie per il legaccio, quindi a dritto, 1 e 2. Mettiamo un'altra marca punto, che io me lo trovo qui. Poi altre 10 maglie, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 e 10 e vi rimangono altri 4, quindi mettete il marcapunto anche qui e poi fate altre 4 maglie dritte, quindi mettiamo il marcapunto qui, facciamo altre 3 maglie dritto e l'ultima al rovescio perché è di vivagno. Giro il mio lavoro sul rovescio del lavoro e vado a realizzare 4 maglie a dritto, passo il marcapunto, 10 maglie rovesce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, marcapunto, 2 dritti, marcapunto, 10 rovesci, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, marca punto e 4 dritti, 1, 2, 3 e l'ultima a rovescio. Giro il mio lavoro e ora andiamo a vedere come realizzare il nostro vero e proprio la nostra vera e propria treccia, questa impostazione. Quindi andiamo a fare 4 che ci formano il bordino, quindi 4 maglie, passo il marcapunto e vado semplicemente a chiudere, lavoro a 2 e 2 queste maglie per chiuderle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voi potete chiuderle tranquillamente con la cavallata, come chiudete sempre. 7, 8, 9. Tolgo un attimo il marcapunto e faccio il decimo. Ok? Poi lavoro a dritto questo, marcapunto e vado a chiudere di nuovo a 2 a 2, 2, rimetto la maglia, chiudo di nuovo, rimetto la maglia a posto e chiudo, rimetto la maglia e chiudo a 2 a 2, quindi questa la rimetto a posto sull'afferro di sinistra, lavoro sia quella che è messa a sinistra sia quella prima. In questo modo chiudiamo, vedete? Tolgo un attimo il marcapunto, chiudo un'altra maglia, ok, e vado a lavorare le altre tre per il bordino. Vedete? Noi abbiamo chiuso ora, giriamo il nostro lavoro e andiamo a lavorare queste tre maglie, una la passo senza lavorare, le tre maglie a dritto perché siamo sempre sul vivagno, cioè sul legaccio. Quindi ora, siccome abbiamo chiuso qua le maglie, dobbiamo rimontare le 10 che abbiamo chiuso, quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Abbiamo montato 10 maglie, quindi dobbiamo continuare la lavorazione passando al marcapunto e lavorando 2 maglie a legaccio, quindi sempre a dritto anche se siamo sul rovescio. Rimontiamo altre 10 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 maglie messe, quindi metto di nuovo il marcapunto, andiamo a lavorare 4 maglie, 1, 2, 3 e l'ultimo al rovescio. Mi sono dimenticata di mettere il marcapunto qui e il marcapunto all'inizio della, quindi 4 marcapunto e 2 marca punto, giusto per non sbagliare, questo per darvi una mano. Ok, quindi giro il mio lavoro sul dritto e continuo la lavorazione in questo modo. Quindi faccio il vivagno, vado a lavorare 3 maglie a legaccio, quindi sempre a dritto, passo il marcapunto e vado a lavorare queste 10 maglie messe sul ferro a dritto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 maglie messe, quindi passo il marcapunto, vado a lavorare le 2
allegaccio, poi passo il marcapunto e lavoro di nuovo 10 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Una volta lavorate queste maglie, noi passiamo il marcapunto e facciamo 3 maglie dritte e l'ultima al rovescio per il vivagno. Quindi andiamo a continuare la lavorazione in questo modo, avanti e indietro, per 5 ferri, poi facciamo di nuovo chiusura e riapertura. In pratica dobbiamo fare la nostra fascia in questo modo, quindi vado a continuare, marcapunto, questi sono al rovescio, questo è il secondo giro. Al quinto giro noi dobbiamo chiudere le maglie, le 10 maglie, e poi al sesto giro rimontarle. Ok? Ecco qua, io ho realizzato le mie 4 maglie, quindi 4 giri. Questo è il lavoro aperto in questo modo, quindi vado di nuovo a fare la chiusura e ora vi faccio vedere come. Quindi il vivagno lo passo, lavoro le 3 maglie allegaccio, passo il marcapunto e ora, siccome siamo sul dritto, facciamo di nuovo 2 maglie, 2 e le chiudo, 2 lavorate, rimetto la maglia precedente sul ferro di sinistra, le chiudo, metto e chiudo a 2 e 2, sempre a 2 e 2. In questo modo, come abbiamo fatto all'inizio. Tolgo il marcapunto un attimino, faccio l'ultima chiusura della 10 maglie, ok, metto il marcapunto qui, lavoro l'altra a dritto, passo il marcapunto e vado a chiudere a 2 e 2 le seguenti maglie, così, anche delle altre 10 maglie. Tolgo un attimo il marcapunto, faccio l'ultima chiusura delle 10 maglie, faccio così, rimetto il marcapunto, lavoro le 2 maglie a dritto e l'ultima al rovescio. Ok, abbiamo questa situazione qui, quindi giro il mio lavoro sul rovescio e vado a prendere la prima a vivagno, quindi non la lavoro, poi vado a lavorare le 3 maglie sempre allegaccio, ok, il marcapunto, e poi vado ad aumentare le maglie, quindi a montare 10 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Una volta montate le 10 maglie, noi dobbiamo passare il marcapunto e vado a lavorare allegaccio, quindi a dritto, queste 2 maglie. E poi faccio la stessa cosa dall'altro lato, quindi metto il marcapunto e vado ad aumentare, quindi a mettere su 10 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 maglie messe, quindi marcapunto, dov'è? Marcapunto, vado a lavorare le seguenti maglie, 3 maglie allegaccio, quindi a dritto, l'ultima al rovescio. Come vedete, stiamo formando esattamente delle strisce che ci permetteranno poi a formare la nostra treccia. Quindi se vi faccio vedere il lavoro in questo modo, guardate che le strisce si formano man mano
che poi noi possiamo tranquillamente incrociarle, ok? Quindi continuiamo così per tutta la lunghezza della fascia della circonferenza della nostra testa. Ok, quindi quando siete arrivati alla vostra circonferenza, quindi misuratevi la testa, arrivata alla circonferenza ci fermiamo e vi faccio vedere come proseguire. Ecco qua, io ho finito di fare i miei centimetri, vedete che è un bel po' di centimetri, ora vi dico anche di quant'è, non riesco a metterla nell'inquadratura ma cercherò di farvelo vedere. Allora, sono esattamente 55, però ho fatto qualche centimetro in più, quindi ne ho fatto 58 per esattezza. Perché? Perché essendo che ora andremo a fare una treccia particolare, si restringe parecchio il lavoro. Sull'ultima treccia, sull'ultima sezione, non sulla treccia, sull'ultima sezione, vedete, io devo fare di nuovo la parte della chiusura, però non faccio la chiusura ma chiudo tutte le maglie a disposizione, quindi partendo dall'inizio vado a chiudere esattamente tutte le maglie a disposizione, 2 a 2, quindi come abbiamo fatto prima le chiudo tutte quante stavolta, sia la maglia legaccio che la maglia dritta. Tolgo i marcapunti che non ci servono più e vado semplicemente a chiudere tutte le maglie. Una volta chiuse le maglie vi faccio vedere come proseguire. Ecco qui il mio lavoro della sezione, quindi vi mettete su un piano di lavoro, ok, e andiamo a fare il nostro intreccio. In pratica dobbiamo prendere la prima sezione, vedete, la prima striscia, ok, da sotto, partendo da sotto, e la dobbiamo girare su se stessa, quindi fare una torsione, ok? Poi prendiamo la seconda striscia, la passiamo nella torsione precedente, ok? E facendo così. Prendiamo l'altra striscia, passiamo vedete che si forma un cappietto, noi prendiamo l'altra striscia e la passiamo, ok? Quindi prendiamo l'altra striscia successiva, la passiamo, prendiamo l'altra striscia, la seguente, e la passiamo, e così via per tutta la sezione. La stessa cosa faremo anche dall'altro lato, quindi vedete che sono due, questa piccola qua, faccio la torsione, ok, e vado a prendere striscia per striscia a entrarla dentro, vedete, entrarla proprio dentro, non so se vedete bene, così si forma la vostra asola e voi mettete, vedete, si forma la solina e noi prendiamo il successivo, la solina, il successivo, e andiamo avanti così per tutte le due. Vedete che già si restringe rispetto al lavoro, vedete che si restringe, vi avvicino, vedete, questa è la nostra treccia, noi prendiamo dal buchino, vedete, passiamo dentro, ok? Dal buchino rientriamo, prendiamo l'altra e usciamo, buchino, è molto semplice questa parte qui, e facciamo la stessa cosa dall'altro lato, vedete, dobbiamo farlo per tutta la lunghezza fino alla fine. Questa è la parte che ci interessa di più, perché dobbiamo prendere anche questa sezione, vedete, l'ultima, e rientrarla. Ok? Quindi prendiamo l'ultima e la rientriamo, ok? Quindi questo è il nostro lavoro, la nostra treccia, vedete, le nostre due trecce, come vedete. Potete farla anche a fascia, perché poi andremo a chiudere in questo modo, ok? Andremo a chiudere e questa sezione qui dovrà chiudersi con due bottoni così. Ok, due bottoni qui e abbiamo la nostra fascia superiore. Allontano un po', ecco qui, vedete, sarà messa così con due bottoni, ok? Quindi aprite la vostra fascia e vedete se vi combacia con 55 centimetri o la circonferenza che avete da me combacia perfettamente.
considerate che non deve essere, deve essere un po' stirata, ok? Quindi stirate, quando misurate stirate un po', quindi deve arrivare, perché non deve cadere dalla testa, ok? Per me va più che bene. Quindi ora andiamo semplicemente a prendere la parte e cercare di cucire, ok? Cuciamo questa sezione così, va bene? Andiamo a cucire con l'ago. Quindi prendo le due sezioni e vado con la codina che mi è rimasta, ok, lasciatela un po' più lunga, vado a cucire. Quindi prendo sempre le W, come vi ho fatto sempre vedere, o cucite come più preferite, anche con l'uncinetto potete cucire. Io cucirò punto materasso perché mi viene molto più comodo. Cerco di cucire tutto i lembi, quindi tutti e due i lembi. Cercate di prendere una sezione. Quando arrivate qui, ok, noi cuciamo questi due insieme, ok? Non andiamo al di sotto, perché al di sotto sono queste che fermeremo poi con con dei bottoni qui, ok? Quindi dobbiamo prendere queste sezioni ora, vedete questa? Man mano con queste, vedete, così cercate di aprire il lavoro, ovviamente, e cucire, aprite il lavoro, cucite. Una volta cucito il tutto vi faccio vedere come proseguire. Una volta finito di cucire, ok, cucito tutto quanto, noi giriamo il nostro lavoro e cerchiamo di fermare, di bloccare la nostra codina che abbiamo in eccesso. Ecco qui, questa è la nostra fascia con due trecce, non si vede molto perché ho scelto il nero, ma vedrete che il risultato è perfetto. Ora dobbiamo creare il vero e proprio cappello, quindi dobbiamo chiudere da una parte e fare la parte davanti a coste. Quindi ora vi faccio vedere come proseguire. Prendiamo il nostro, i nostri ferri, andiamo a riprendere tutte le maglie per come si trovano, però cerchiamo di partire da qui, dall'inizio, quindi cerchiamo di prendere tutte le maglie che abbiamo a disposizione del legaccio, ok? Vedete le onde? Io prendo un'onda, vedete? Ok, vi troverete le onde, io prendo una, soltanto le piccole onde. Non prendo la maglia, la V, ma l'onda che la sopporta. E vado a fare tutto il giro in questo modo. Io ho esattamente 54 maglie, ok, a disposizione, quindi devo fare 54 diviso 3 e mi fa 18, quindi io so che ogni 18 maglie devo fare mettere il marcapunto. Ora me lo preparo, mi tolgo un po' di filo, ok, quindi andiamo esattamente a mettere i nostri marcapunti, quindi partendo da qui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18, qui metto il mio marcapunto, faccio la stessa cosa, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18, qui metto un altro marcapunto, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18, quindi qui dovrò fare un'altra diminuzione. Allora, ora andiamo esattamente a realizzare il nostro lavoro, quindi prendo il filo, prendo ovviamente e vado a fare la prima diminuzione, quindi due maglie dritte insieme.
Poi proseguo, se volete farlo a maglia legaccio lo potete fare anche, continuare con la maglia legaccio, se volete farlo a maglia dritta potete continuare con la maglia dritta, come vi è più comodo a voi. Vado così, quindi vado a lavorarli così, marca punto, due maglie dritte insieme e poi continuo. Ok, tiro il filo, cioè tiro il ferro per potermi lavorare la seguente così e vado a continuare. Dopo il marcapunto, due maglie dritte insieme. Quindi dobbiamo semplicemente andare sempre a diminuire due maglie dritte insieme, in questo modo, ok? E continuiamo, perché non dobbiamo fare un cappello normale, ma un cappello che ci permette di avere la cupola piatta, in pratica la parte della testa piatta. Quindi dobbiamo andare ogni giro a diminuire due maglie dopo il marcapunto, non prima ma dopo. Passo il marcapunto, qui vedete due maglie dritte insieme e vado avanti. Allora, io ho adesso 21 maglie, ok, io vado semplicemente a chiuderle tutte insieme tirando molto molto stretto, quindi tirando molto molto bene. Quindi ho tagliato il filo del gomitolo, ora metto e vado a passare ogni maglia nel lago e poi stringo. Ora vi faccio vedere anche come. Allora, in pratica prendo il mio ago, entro nella maglia e la scarico, entro nella maglia e la scarico, entro nella maglia e la scarico, faccio così e poi tiro, ok? Quindi entro nella maglia e la scarico e tiro, entro nella maglia, la tiro, entro nella maglia, la scarico, tolgo il marcapunto, passo a questi due, li scarico, prendo con il ago e le tiro, ok? Faccio la stessa cosa dalle altre, ok? Quindi prendo, vado, entro con l'ago, passo in tutte le maglie, le scarico dal ferro e tiro. Quindi passo tra queste due, le scarico e tiro, tolgo il marcapunto e vado a passare, entro in queste due, in queste maglie restanti, le metto tutte sul ago e tiro, ok? Una volta fatto questo, vedete, ci rimane il buco e io vado a tirarlo, a stringerlo molto molto bene in modo tale che non rimanga il buco. Quindi rimetto, se riesco, se riuscite ovviamente, ripassate nel varie maglie, ripassate l'ago in pratica nelle maglie che avete chiuso, entrate al centro per chiudere e per fermare il filo. Quindi dobbiamo tirare ancora e possiamo tranquillamente fermare il nostro filo. Se per essere sicuri potete fare anche un nodo di sicurezza, quindi in base a come preferite, ok? Io tiro, chiudo. Ora dobbiamo passare, abbiamo finito la parte del cappello, quindi la parte superiore, ok? Considerate che ora iniziamo con la parte
sotto, e questa è la parte dove dovete stare molto più attente. Per dare un tocco personale, ora ci servirà l'uncinetto, perché andremo sempre dove abbiamo lasciato le due parti che ci finiscono le trecce, dove metteremo i bottoni, sempre partendo dalla cucitura che ci troviamo sul rovescio, andiamo a realizzare in ogni punto maglia bassa, quindi in ogni punto una maglia bassa per tutta la circonferenza, perché voglio dargli una lettura diversa al nostro capo, non voglio riprodurlo tale quale, è uguale, quindi andiamo a fare una bordatura a maglia bassa. Quindi, dopo aver fatto il primo giro a maglia bassa, faccio la chiusura e mi alzo con una catenella. Vado nel punto successivo, prendo la costina retro, ok, della maglia, della catenella, e faccio una maglia bassa. Costina retro e una maglia bassa. Costina retro e una maglia bassa. Continuo così per tutta la circonferenza per 2-3 giri. Vi regolate. E poi vi faccio vedere come finire. Ecco qui, una volta finito il nostro cappello, e questa è la situazione con le due trecce. Io qui ho cucito due bottoni per riprendere la doratura del filo lamè, per dargli quel tocco in più, e questo è il nostro cappellino finito. Come vedete, anche qui la parte dell'uncinetto è ben costruita, sembra veramente fatto ai ferri, e questo è il nostro lavoro completato. Considerate che queste fasce ne potete mettere anche tre volendo, e potete anche questa fascia della testa che copre, che io l'ho fatto all'uncinetto, potete tranquillamente realizzarla con i ferri in base ai vostri gusti. Io, per dargli una lettura un po' diversa, io l'ho fatta con l'uncinetto. Questo è il nostro risultato, spero che vi possa piacere. Se è così, mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi nessun altro tutorial, mettete il pollice in su così capisco che vi piacciono questo genere di video, e condividete ovviamente, così allarghiamo la nostra community. Vi ringrazio per la visione e ci vediamo con un altro tutorial. Ciao!